Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video della mia serie Topolino Comics and Science. In occasione della superluna che ci sarà nella notte del 26 maggio, ho pensato bene di realizzare un video dedicato al nostro satellite. In questo caso mi occuperò ancora una volta di una storia disegnata da Romano Scarpa, l'autore di cui mi sono occupato nei tre video precedenti, che si sono concentrati sulla dimensione delta. Mentre in quel caso la storia era anche scritta da Scarpa, quest'oggi mi andrò ad occupare invece di una storia che è stata solo disegnata. La sceneggiatura, infatti, è stata scritta da un altro grande autore di fumetti, Jerry Siegel. Esatto, proprio il creatore di Superman. Siegel, infatti, nel corso degli anni 70 del XX secolo, ha collaborato proprio con il Topolino italiano, scrivendo una serie di storie molte anche veramente belle. La storia inizia con Paperone che per sbaglio, leggendo l'incisione scritta su una moneta conservata nel suo museo dei tesori, risveglia un faraone dell'antico Egitto. A quel punto, utilizzando una macchina del tempo costruita da Archimede Pitagorico e con l'assistenza di Paperino, Paperone torna nell'antico Egitto per riportare il faraone al suo posto. Il problema è che il faraone ricambierà il favore schiavizzando Paperone e i suoi compagni. A quel punto, alla fine di questa prima parte della storia ambientata dentro l'antico Egitto, i nostri tre eroi riescono a sfuggire in maniera rocambolesca, che ricorda molto alcune scene che sono presenti nella macchina del tempo di Wells, e poi iniziano una serie di tappe nel tempo, alcune nel passato, altre addirittura nel futuro. In particolare, noi oggi andremo ad esaminare l'ultima parte della storia, che è ambientata nel 487.000 d.C. La data è importante perché a quell'epoca il Sole è ancora più o meno uguale a come è oggi, per cui non è strano trovare una Terra fredda e circondata da, completamente disabitata e circondata da edifici che ricordano, che sembrano dei giganteschi diamanti. Da un lato questa ambientazione ricorda un romanzo di Ballard, mentre dall'altra la spiegazione di questa è molto più apocalittica. I nostri tre eroi infatti trovano il messaggio dell'ultimo uomo sulla Terra, in cui viene raccontato ai visitatori da altri pianeti che gli esseri umani hanno distrutto la loro civiltà a causa di una serie di guerre che portati avanti per l'avidità e la ricchezza. Quindi ci troviamo sulla terra desolata quando a un certo punto Paperone gli chiede ad Archimede: come mai la luna è così grande? Archimede si spaventa e dice: la luna è uscita dalla sua orbita e sta cadendo sulla terra, per cui è necessario sfuggire. I nostri eroi sfuggiranno proprio per il rotto della cuffia, però c'è una cosa particolare. Archimede, infatti, non dice perché la Luna è sfuggita dalla sua orbita. E deve per forza essere avvenuto un qualche evento esterno. Questo perché in realtà la Luna si allontana dalla Terra di circa 3,8 cm all'anno. Questo avviene a causa di un altro effetto generato dalla Luna sulla Terra, cioè le maree. L'attrazione gravitazionale della Luna infatti solleva le masse oceaniche rispetto al livello medio della superficie della Terra. Le masse oceaniche a loro volta esercitano un'attrazione gravitazionale sulla Luna. Questa attrazione gravitazionale delle masse oceaniche sulla Luna trascina la Luna e tende a farla andare più veloce. Questo perché nel suo movimento rotatorio la Terra gira intorno al proprio asse in circa 24 ore, mentre la Luna gira intorno alla Terra in un tempo di circa 28 giorni.
Questo vuol dire che le masse oceaniche ruotano più velocemente rispetto a quanto sta ruotando la Luna. E quindi proprio questo trascinamento delle masse oceaniche spinge la Luna ad andare più veloce intorno alla Terra. E questo, a causa della conservazione della quantità di moto, tende a far allargare l'orbita della Luna intorno alla Terra, proprio di una quantità di circa 3,8 centimetri all'anno. Inoltre c'è anche un'altra curiosità, un altro effetto che in un certo senso andrebbe un po' a controbilanciare, ma essendo molto più trascurabile, nel complesso porta proprio a questa cifra di 3,8 centimetri. Infatti, la Luna tende a far rallentare la velocità di rotazione della Terra intorno al proprio asse. Ma come dicevo prima, è un effetto trascurabile. Con questo quindi è tutto. I nostri eroi nel frattempo sono tornati sulla Terra alla loro epoca, che è anche la nostra epoca, riuscendo a sfuggire per il rotto, come dicevo, per il rotto della cuffia, l'evento apocalittico che distruggerà la Terra in un lontano futuro. Evento apocalittico e magari ci sarà e magari no. Per cui, come Paperone alla fine della storia, non conviene preoccuparsi più di tanto. Ora, prima dei saluti, vi ricordo che il 26 maggio sul canale YouTube di Eduinaf, ma potrete seguirla anche direttamente sul sito di Eduinaf, vi metterò il link in descrizione, potrete seguire la diretta che realizzeremo proprio per la Superluna. In quell'occasione, dopo una prima parte in cui vi racconteremo una serie di curiosità sul nostro satellite, ci sarà pure un intervento di Samantha Cristoforetti, vi faremo vedere utilizzando alcuni telescopi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica proprio il nostro satellite. Ovviamente, oltre a consigliarvi di seguire questa meravigliosa, si spera, superluna, vi ricordo anche di iscrivervi, al canale in maniera tale da, avere poi le notifiche sui nuovi video che, nelle prossime settimane verranno, proposti, e se vi andrà anche, perché no, commentare questo video e iscrivervi ai vari social su cui mi trovo. A questo punto non mi resta che darvi appuntamento alla prossima storia disneyana. Saluti a tutti.